centinaia di migliaia di visualizzazioni online, più di 400 proiezioni in tutta Italia e all'estero in sale attrezzate, teatri, cinema e una chiesa. Dibattiti di alto livello con medici, avvocati, giuristi e professionisti di vario genere, sindaci e rappresentanti delle forze dell'ordine, testimonianze dei danneggiati, censure di ogni tipo, ma che non hanno impedito al documentario, che tutti devono vedere, di offrire un grande servizio alla collettività. Sempre meno invisibili. Il racconto di un successo dal basso. Bentornati all'appuntamento con le interviste di BioBlu. Le immagini che abbiamo visto sono tratte dal trailer di Sempre meno invisibili, appunto il reportage realizzato da Alessandro Amori e Paolo Cassina che racconta una sorta di dietro le quinte delle presentazioni che sono state fatte di Invisibili, il reportage che abbiamo presentato e ospitato anche su BioBlu e che racconta la vicenda dei danneggiati da vaccino. Allora do subito il benvenuto ad Alessandro Amori, che ci ha raggiunto qui nei nostri studi di Roma. Ciao Miriam, grazie dell'invito. E anche a Paolo Cassina, che invece è in collegamento con noi. Benvenuto Paolo. Grazie, ciao Miriam, ciao a tutti. Allora, Alessandro, parto da te. È stato un lungo viaggio pieno di ostacoli, anche doloroso, difficile. Qual è il bilancio? Se non vado errata è oltre un anno che è uscito Invisibili. Qual è il bilancio? Allora, il documentario è uscito proprio a settembre dello scorso anno, quindi è passato un anno. E, sì, è stato un percorso inaspettato, pieno di ostacoli, però tutti ostacoli che in qualche modo poi hanno determinato sono stati importanti per far sì che questo documentario venisse visto da tante persone. Abbiamo all'attivo circa 450 proiezioni in tutto il territorio italiano, abbiamo raggiunto anche le sale cinematografiche e quindi il bilancio è nettamente positivo, cioè questo documentario è riuscito in qualche modo a sdoganare quella forza che era intrinseca in tutto il periodo di questi 3 anni da parte di tanti di noi che cercavano di emergere e che venivano ogni volta tacciati e sminuiti con etichette, Novax, terrapiattisti e quant'altro. Questo documentario, invece difficilmente etichettabile, è riuscito a rompere in qualche modo, seppure c'è ancora molto da fare, questo recinto percettivo. E quindi siamo in qualche modo riusciti ad arrivare anche alle persone che poi sono quelle a cui volevamo arrivare, cioè tutti quelli che in qualche modo hanno bisogno di entrare in contatto con un certo tipo di informazione. Paolo, perché avete deciso di girare questo secondo reportage, no? Questo, come l'ho chiamato all'inizio, diciamo dietro le quinte, ma delle manifestazioni che avete fatto in tutta Italia? Ma guarda, ho cominciato a vedere che alle proiezioni veniva veramente tanta gente, i dibattiti erano veramente di altissimo livello, c'erano i professionisti di chiara fama, come il dottor Fraiese, come il dottor Donzelli, il dottor Mantovani, tanti giornalisti, è venuta Angela Camuso e tantissimi altri, vedevo che le discussioni erano veramente di alto livello, per cui ho detto, però questa cosa è da documentare, è da far vedere, perché chiaramente molte persone, oltre al documentario, possono imparare tante cose anche da questi dibattiti. E per cui abbiamo deciso con Alessandro di cominciare a girare queste immagini, a documentare soprattutto i dibattiti, ma anche delle interviste che abbiamo fatto fuori dalle sedi di proiezione, delle persone che arrivavano chiedendogli come mai erano lì. Ed è venuto fuori questo reportage, secondo me molto molto interessante e utile per chi magari non fosse riuscito a venire a vedere Invisibili, oppure se fosse perso appunto qualche dibattito interessante. Per cui secondo noi era un buon spin-off, diciamo, del documentario e una cosa che poteva essere appunto utile quanto Invisibili. Ecco, come dicevamo all'inizio, questo documentario è stato censurato, ostacolato anche dalle amministrazioni pubbliche e ci tengo a ricordare un caso, poi magari
con Paolo e Alessandro ne ricorderemo qualche altro perché ce ne sono stati altri illustri censori di questo documentario, quello che è successo a Roma, che è stata impedita dal Campidoglio la presentazione e il dibattito proprio su Invisibili. Allora chiedo alla regia di mandare il servizio. Per Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, battente bandiera PD, chi ha subito un danno da vaccino Covid non ha diritto ad essere ospitato presso le sale capitoline e a raccontare la propria esperienza di dolore. Il motivo? L'essere divisivi e senza contraddittorio. E così la proiezione di Invisibili, il docufilm che sta girando tutta Italia, è stato censurato. Per far ciò la giunta ha dovuto cambiare in corsa il regolamento di concessione sale, dandogli anche un carattere retroattivo, visto che la richiesta era stata avanzata a gennaio dall'onorevole Fabrizio Santori, capogruppo della Lega all'Assemblea Capitolina. Una censura ingiusta e che apre a pericolosi precedenti, ma che non ha fermato il comitato Ascoltami, gli Avvocati Liberi e Playmaster Movie. Ieri sera, infatti, presso la Sala Baldini, in Piazza Campitelli, a pochi passi dal Campidoglio, si è tenuto comunque l'incontro e il dibattito previsto di fronte a una sala piena. Come se non esistessimo, ma esistiamo? Io sono qui, noi siamo qui, la sala è piena di persone con danni da vaccino. Non è uno sfogo il mio, è la realtà dei fatti. Ci hanno abituato a sopprimere in qualche modo certi moti di verità nel passato applicando delle etichette. Questa volta il documentario è difficilmente classificabile, non si può certo dire che è un documentario Novax. Queste persone intervistate sono persone che hanno creduto in quello che gli è stato consigliato dalla stampa, dal governo, dai medici. Quindi l'effetto, diciamo, avverso, possiamo dire positivo, però è quello che ad ogni critica corrisponde poi una maggiore esposizione del documentario e del tema. Si tratta, come nel caso della sala Protomoteca, di una sala capitolina che non è di proprietà della maggioranza che per 5 anni risiede in comune, ma è dei cittadini, è una sede istituzionale e quindi non può essere concessa o negata in modo arbitrario sulla base di idee politiche che non trovano una coesione all'interno del Campidoglio, ma in particolare su tematiche che non hanno nulla di divisivo. Si tratta di persone che stanno incontrando enormi difficoltà nel venire riconosciuti, che non devono essere censurati solo perché chiedono studi e cure e indennità. Come è previsto dalla legge, dall'articolo 1 bis inserito proprio dal governo Draghi nel gennaio dell'anno scorso, affinché venissero riconosciuti e indennizzati per le reazioni avverse che subivano in relazione al vaccino Covid. Quindi una vicenda veramente odiosa. Cosa veramente importante è che tanta gente ci sta dando una mano, perché adesso ci ha dato una mano questo esponente della Lega, in altre città ci stanno dando una mano sindaci, vice sindaci, assessori, tantissime associazioni si stanno spendendo. Questo vuol dire che il tema è molto sentito e sicuramente serve tutto il supporto, diciamo, ai danneggiati da vaccino, alle vittime da vaccino. Dopo, insomma, il polverone che si è alzato, voi avete ricevuto un segnale dalla giunta comunale, dal Campidoglio, oppure tutto tace? No, tutto tace. Tutto tace. Paolo, ecco, questo era un esempio delle censure che avete ricevuto. Ce n'è qualcun'altra che ti viene in mente? E poi anche questa questione del Campidoglio, poi col Comune di Roma, se era poi andata avanti, se è poi finita lì, ecco, magari se ci aggiornate, insomma, su quella situazione. Ma guarda, che io sappia, è proprio finita lì, non si è mosso assolutamente niente, Alessandro potrà confermarlo dopo. E sì, ci sono state tantissime altre censure, la prima di tutte è stata quella di Casarza Ligure, dove anche lì un esponente del PD si era opposto alla proiezione, poi c'è stato, diciamo, un sollevamento da parte di altri esponenti di altri partiti politici locali, è stato invitato alla proiezione per vedere lui stesso, che comunque era una cosa totalmente aperta a tutti e che trattava di tematiche molto sentite da chiunque e non dal popolo cosiddetto Novax, anzi tutt'altro, e chiaramente non si è presentato, così come non si sono presentati le altre volte, per far cui la volta più famosa probabilmente è quella di Genova, dove il professor Bassetti ha bollato il documentario come una fake news, e
è stato chiaramente invitato a venire, c'è stata una nostra risposta che poi è finita per fortuna anche sulla stampa nazionale, e anche lì né lui né nessun altro si è presentato alla proiezione per discutere in maniera pacata. La sala chiaramente era gremita, ci sono rimaste fuori più di 200 persone, e per cui diciamo quella è stata la risposta del pubblico. E detto ciò, altre piccole censure, io non sono a conoscenza di tutte, Alessandro potrà aggiungere sicuramente qualcuna, però che io sappia ce ne sono state almeno altre due o tre forti in altre città italiane. E per cui sì, c'è tanta censura, e paradossalmente, come ricordava prima Alessandro, questa censura però ci ha spinto sempre più avanti. Magari associazioni che si trovavano in difficoltà con una sala ne hanno cercata un'altra, per cui si è sempre trovata una soluzione. E questa è la cosa veramente che ci dà tanta, tanta forza e tanta soddisfazione, cioè che la base, la popolazione è rimasta con noi nonostante le difficoltà. Ecco Alessandro, infatti poi anche quello che dice, che sentivamo nel trailer, è che questo è un successo dal basso, perché si sono mosse le persone dal basso, i danneggiati e poi i giornalisti e poi voi, no? Quindi tutte persone che hanno speso se stesse proprio per far sì che questo documentario diventasse di dominio pubblico. Secondo te, rispetto alle prime proiezioni che avete fatto ad oggi, l'opinione pubblica è cambiata? Sì, l'opinione pubblica è decisamente cambiata. Io ogni tanto mi è capitato anche di sentire da persone di cui non avrei mai sospettato certi gusti, certe abitudini, di avere comunque visto Invisibili, di avere sentito parlare di Invisibili. E abbiamo potuto comunque registrare durante tutto il percorso delle proiezioni un cambiamento da parte delle persone del pubblico che veniva alle proiezioni, e mi ricordo che parliamo di marzo, aprile, insomma in tempi in cui comunque eravamo ancora all'interno dello stato di emergenza, si cominciavano a vedere persone che venivano alle proiezioni con le mascherine, e questo diciamo che era un dato che a noi confortava. E senti, poi ovviamente adesso Playmaster Movie continua, tu e Paolo continuate a lavorare, avete tanti altri progetti in ballo, per esempio, parto prima da Paolo o prima da te? Allora, adesso sì, diciamo che Playmaster Movie nasce nel 2016-17 con l'idea di voler dare un contributo alla collettività fornendo sempre un'informazione oggettiva e attraverso una serie di documentari, e che ha visto nascere questa collaborazione con Paolo che poi ha portato alla realizzazione di Invisibili, che in qualche modo, come dicevo prima, ha sdoganato tutto ciò che fa parte del nostro bagaglio. Parlo di Playmaster Movie, ma parlo anche di tutti quegli amici come BioBlu, come tante altre realtà che cercano costantemente, quotidianamente, di far arrivare la propria voce. Adesso continuiamo, partiamo con un altro progetto di cui magari parlerà Paolo, e proprio lunedì 11 settembre, una data così a caso abbiamo scelto, siamo partiti con questa raccolta fondi. Anche questa volta chiediamo alle persone di sostenerci affinché ci consentano di realizzare il documentario, e proprio per questa, diciamo, generosità, così come ci è stata dimostrata per Invisibili, offriremo poi il documentario, perché riteniamo che è un bene della collettività, e in questo momento è importante che certi documentari, certa informazione sia di dominio pubblico. Perché ricordiamolo, anche Invisibili è stato realizzato grazie al crowdfunding che sì, avete fatto nel corso dei mesi durante la realizzazione. Il progetto di cui parlava adesso Alessandro, quindi magari chiederò a Paolo di entrare più nello specifico, è Non è andato tutto bene. Prima vedevamo, la regia stava mandando delle immagini, chiedo di farle vedere ancora. Avete intervistato tanti protagonisti di questa esperienza di 3 anni che abbiamo vissuto. Paolo, ci puoi raccontare, ecco, da dove nasce il progetto e che cosa racconterete e come lo racconterete? Sì, allora io da quando è partito, diciamo, il Covid, la pandemia, che io proprio avevo in mente di fare una cosa che
che raccontasse un po', diciamo, quello che stava succedendo in Italia e nel mondo, ma soprattutto in Italia. Adesso, dopo 3 anni, quando siamo, diciamo, un po' a bocce ferme, in un periodo di stasi, secondo me, secondo noi, è giunto il momento di, appunto, di fare un percorso attraverso questi 3 anni e tirare un po' le somme, ovviamente con la nostra visione, con il nostro taglio, e per cui ovviamente non si potrà raccontare tutto perché ci vorrebbero veramente 2 giorni, però cercherò di soffermarmi, cercheremo di soffermarci su le cose principali che sono successe in questi 3 anni, e per cui le ospedalizzazioni, gli obblighi vaccinali, l'avvento del Green Pass, le manifestazioni che non sono state raccontate chiaramente da nessuno nel modo giusto, per cui come sapete tutti, anzi da nessuno nel mainstream, ecco, chiaramente, per cui la forza di queste manifestazioni, da tantissima gente che si è mobilitata di tutte le categorie, e poi chiaramente tornare anche su purtroppo gli effetti avversi che non si sono fermati qui, anzi purtroppo continuano ad andare avanti, continuano ad esserci tantissime persone che soffrono e ancora adesso sono totalmente ignorate dallo Stato e dalla sanità pubblica. E a differenza di Invisibili, vabbè, ci tengo a sottolineare che questo è un lavoro totalmente diverso, cioè Invisibili è stato un documentario molto sentito che abbiamo realizzato proprio col cuore, questo è un lavoro molto molto più complesso, per cui quello che vorremmo fare è proprio alzare l'asticella e arrivare proprio al livello dei documentari che possiamo vedere sulle piattaforme che hanno tutt'altro budget e tutt'altra risonanza, ecco. Per cui fare un documentario veramente di livello professionale con tantissimi materiali. Compreremo del materiale di repertorio, del footage, per cui quella è sicuramente la voce più costosa che ci troveremo ad affrontare, mentre per Invisibili chiaramente non è stato necessario perché erano sostanzialmente interviste e un po' di materiale, diciamo, ripreso in piazza. Per cui è un progetto molto molto complesso, però ci sembra giusto proporlo. E gli ospiti saranno tantissimi, ho intervistato tantissime personaggi molto importanti che conoscete tutti voi, per cui il dottor Giovanni Fragliese, il dottor Barbaro, Robert Malone, e poi soprattutto ci saranno 3 giornaliste che mi hanno dato una mano con le loro inchieste e i loro libri, mi hanno dato uno spunto e mi hanno proprio fatto da filo conduttore per fare questo lungo racconto, e che sono Angela Camuso, Tiziana Alterio e Marianna Canè, tutte e 3 giornaliste che arrivano dal mainstream ma che in qualche modo sono riuscite anche attraverso il mainstream a raccontare tantissima verità in questi anni, ecco, attraverso libri, attraverso inchieste, attraverso servizi giornalistici, e loro sono state veramente saranno una marcia in più per questo documentario. E per cui un lavoro molto complesso, ma che penso che darà molte soddisfazioni a tutti noi. Alessandro, non l'abbiamo detto prima, ma se le persone volessero contribuire per aiutarvi alla realizzazione, come potrebbero fare? Allora, bisogna andare sulla piattaforma di Playmaster Movie, www.playmastermovie.com, o seguire Playmaster Movie sui social, anche se, diciamolo, ci stanno in qualche modo penalizzando, però diciamo che il canale Telegram è l'unico che invece continua a lasciarci la possibilità di esprimerci, quindi il canale Telegram e la piattaforma. Diciamo, è una medaglia all'onore quando ci censurano, sì, sui social, vuol dire che stiamo lavorando, sì, bene. Sì, esatto. E tu poi stai lavorando anche a un altro progetto ancora, La morte negata, l'abbiamo raccontato più volte anche su BioBlu, abbiamo fatto anche degli approfondimenti su quelli che adesso sono altri invisibili, cioè i familiari di una vittima del Covid o dei protocolli che sono stati applicati. Che tipo di lavoro è questo che stai facendo? Sì, La morte negata raccoglie le testimonianze dei parenti delle vittime della mala sanità al tempo dello stato di emergenza Covid. Sono stato investito di questo incarico di portare a termine questo lavoro dal Comitato Nazionale Psicologi, che è un comitato di psicologi che si è chiaramente distaccato da quella che è stata da quelle che sono state le direttive date dall'ordine degli psicologi, e con loro abbiamo affrontato l'aspetto che riguarda la mancata elaborazione del lutto. Ci troviamo di fronte a storie che hanno visto non soltanto morire i propri cari in un ospedale e impossibilitati a raggiungerli fisicamente, ma spesso anche telefonicamente. E il risultato è stato quello di vedere il proprio caro spesso in un sacco dell'immondizia,
un sacco nero dell'immondizia, quanto di più, diciamo, emblematico, e spesso non è stato possibile nemmeno fare un dignitoso funerale. Quindi anzi, la maggioranza dei casi non è stato possibile. La maggioranza dei casi. Questo a livello psicologico ha fatto sì che si interrompesse questo processo naturale di elaborazione del lutto, che non è stato mai in qualche modo messo in discussione in tutte le epoche della nostra civiltà, nemmeno durante le guerre più sanguinose. Anzi, la sepoltura è sempre stato quello che contraddistingueva poi le civiltà, no? Ecco, esatto. E ci ritroviamo con persone che ad oggi, dopo 2 anni, sono piene di sensi di colpa e si chiedono ancora se in quella bara ci sia il proprio caro. Quindi diciamo che anche questo è un altro argomento tabù che va assolutamente messo in evidenza e anche in questo caso questo lavoro corrisponde alla missione che Playmaster Movie si è dato e di cui appunto mi sento onorato. Come date di uscita, sia per Non è andato tutto bene che per La morte negata? Allora, come diceva Paolo, Non è andato tutto bene è per noi rappresenta una sorta di colossal, ecco, quindi è un'impresa, si tratta di ricostruire 3 anni sotto più punti di vista e quindi, come diceva Paolo, c'è la necessità anche di utilizzare materiale che sia che stiamo cercando e il lavoro che spetta a lui, intanto siamo ancora diciamo in fase di ripresa e poi ci sarà l'aspetto del montaggio che è quello più impegnativo. Quindi noi contiamo di uscire per Natale o poco dopo. Per quanto riguarda La morte negata invece è di imminente uscita, probabilmente già a metà ottobre potremo cominciare a proiettarlo nelle sale. Bene, allora poi sicuramente ci farete sapere quando, dove e come poterlo vedere. E prima di salutarci vorrei vedere un ultimo video, un ultimo documento che riguarda proprio i danneggiati da vaccino e questo muro di omertà che ancora c'è, no? Ecco perché è importante continuare a parlarne, e è la testimonianza di Doina Marchetti che avete intervistato anche voi in Invisibili. Allora chiedo alla regia di mandare questo contributo video. Una miocardite e pericardite, all'epoca, parliamo di giugno del 2022, aveva come unico indice di valutazione per il perito, che ha fatto un buon lavoro, che non poteva esserci una connessione perché l'AIFA sta dando indicazioni che superati i 14 giorni non ci sono nessun tipo di possibili connessioni con la vaccinazione. Noi abbiamo fatto richiesta di non archiviare il caso perché all'epoca potevamo portare studi esteri che parlavano di tempi più prolungati, mentre l'AIFA si rifaceva a studi che si erano limitati ad usare quei 14 giorni. Quindi già questo significa che se noi studiamo dei casi e li diciamo, sorvegliamo come sorveglianza attiva per 14 giorni, possiamo avere dei risultati. Se questa sorveglianza viene portata avanti per 21, abbiamo ancora dei risultati che ci portano fino a 21 giorni e possiamo andare oltre. Mio nome è Marchetti Doina, mio figlio si chiama Runa Cody. Il giudice Paola Petti, con cui ho potuto parlare, a cui mi sono presentata non solo come madre, ma come testimone di un fatto, come cittadina, e le ho anche fatto notare che appunto, pur non essendo oggi considerato un effetto avverso sicuro, sono state garantite delle correlazioni per gli studi fatti e io mettevo a disposizione il cuore perché volevo poter contribuire, per me e per gli altri, a trovare una verità. Questo è quello che io ho detto ed è stato ovviamente registrato agli atti. Ciò che mi è stato risposto è questo. Io non vi leggo tutto perché ovviamente c'è un prologo della nostra storia e come l'abbiamo portata avanti. C'è un giusto riconoscimento del lavoro fatto dal perito che è stato assegnato nelle indagini e in seguito noi possiamo leggere questo. Allora, nel dettaglio non è ipotizzabile un qualche nesso di causa tra la somministrazione del vaccino e l'evento morte, considerato l'eccessivo arco temporale intercorrente tra la somministrazione e il decesso. E quindi probabilmente non ha letto.
alcune cose che noi le abbiamo date a disposizione, ma questa cosa che adesso vi leggo, sono quattro righe, io la trovo criminale, scusatemi. Giova poi sottolineare che al momento della somministrazione ed anche attualmente la letteratura scientifica in materia era estremamente scarsa o assente e che la situazione pandemica era di assoluta gravità, sicché non sarebbe neanche ipotizzabile la responsabilità di alcuno sul piano soggettivo. Queste immagini sono state realizzate dal nostro Adalberto Gianuario. Ad aprile fanno impressione, Alessandro. Eh sì, ti ringrazio per questo contributo, perché Doina rappresenta un po' l'emblema della nostra battaglia e senza nulla togliere agli altri protagonisti di Invisibili che si sono trovati loro malgrado di fronte ad una tragedia che è quella di prendere atto, coscienza di una disabilità, di una patologia. Per Doina invece parliamo di una mamma che è sempre stata consapevole rispetto ai danni da vaccino, rispetto al preservare la salute, la cura dei propri figli, e quindi nel suo caso è stato veramente un qualcosa che ha colpito un po' tutti noi e rimane appunto, come dice spesso Doina, il cuore di questo ragazzo che è Runa e che continua a pulsare e che è il cuore pulsante di tutto ciò che stiamo facendo. Perché lo ricordiamo, per chi non lo sapesse, Doina è la mamma di un ragazzo di 17 anni che è morto a seguito dopo la vaccinazione. Ancora non è stata, correggimi se sbaglio, è stata archiviata anche l'inchiesta. Adesso so che lei vorrebbe aprirla a Londra perché lui è stato vaccinato a Londra. Quindi insomma una storia emblematica appunto di quello che vive chi ha subito un danno o ha avuto un familiare con un danno, addirittura la morte. Paolo, l'ultima domanda a te brevemente prima di salutarci. Che effetto vi fa sentire queste storie anche poi a distanza di un anno con il modo in cui viene ancora trattata la materia dalle istituzioni? E fa un grande effetto, anche perché Doina chiaramente purtroppo non era sola. Io ho conosciuto in questi mesi tantissime altre mamme che hanno perso i figli, giovanissimi, e questa è la cosa che proprio fa veramente male, cioè a me personalmente. Per cui vedere questi ragazzi che non avevano nessuna colpa, che sono stati ingannati dallo Stato, dai vari Stati, in questo caso anche dall'Inghilterra, ma soprattutto dall'Italia anche, e vedere appunto che sono delle vittime completamente innocenti, molto spesso diciamo tirate in mezzo magari da familiari, lo sappiamo tutti che diciamo, questa storia purtroppo ha spaccato delle famiglie, perché alcuni genitori come Doina erano consapevoli, altri meno, hanno fatto vaccinare questi figli totalmente inconsapevoli, purtroppo le conseguenze le stiamo vedendo. Per cui fa sempre male, fa sempre molto effetto, e io con molti danneggiati da vaccino sono diventato amico, cioè li sento mensilmente, e loro la maggior parte stanno sempre male e non vengono a tutt'oggi, dopo più di un anno dall'uscita del documentario Invisibili, non vengono, come dicevamo prima, calcolati dallo Stato, curati, e secondo noi è veramente una cosa che non può esistere in uno Stato che si definisce democratico. E per cui noi continuiamo la nostra battaglia soprattutto per loro. Bene, grazie a Paolo Cassina per essere stato ospite di BioBlu. Grazie a voi, grazie a te e l'ospitalità. A presto. Alessandro, saluto e ringrazio anche te per essere stato qui con noi in studio. E ringrazio te e tutto il pubblico di BioBlu. L'intervista termina qui, io vi ricordo che se volete rivedere questa intervista e tutti i nostri contenuti potete andare sul nostro sito www.bioblu.com oppure sulla nostra app per iOS o Android. Grazie per averci seguito.